Una decima edizione di gran lusso, quella dell'NBA Cup 2010. È stato infatti il Centro Tecnico Federale di Coverciano ad ospitare il decimo compleanno della manifestazione. L'NBA Cup è un torneo di calcio internazionale organizzato dall'Asso Master, associazione alumni NBA della Lewis Business School. Una competizione riservata ad alumni NBA e studenti NBA delle migliori scuole di management nazionali ed internazionali. L'edizione 2010 ha ospitato 6 squadre, la Lewis di Roma, scuola organizzatrice dell'evento, il MIP di Milano, il MIP di Trieste, il CUA di Vicenza, l'Alma di Bologna ed INSEAD di Fontainebleau. A fare da sottofondo a questa edizione la partnership solidale con l'associazione Firmo, una fondazione no profit che si occupa di sostenere la prevenzione e la cura delle malattie ossee. La prima giornata di gare incrociate con la formula del round robin e con partite da due tempi di 25 minuti ciascuna è stata aperta dalla sfida d'esordio tra il MIP di Milano, vincitore dell'edizione 2009, e la Transalpina INSEAD. A seguire è stato il momento dell'Alma di Bologna che ha affrontato la padrona di casa Lewis. Prime reti di giornata messe a segno dalla squadra emiliana, 2-0 lo score finale. Diciamo che è stata veramente, abbiamo fatto il bomber dell'anno scorso, ha fatto nuovamente gol, ha fatto un bel gol. Sul secondo gol c'è stato un contatto, quindi un autogol, però insomma sul tiro di Valeriani. Partita tosta perché il campo è molto pesante, quindi si faceva fatica. La Lewis ha degli ottimi giocatori, quindi anche loro sono andati molto vicino a fare il gol, siamo riusciti a tenerli. È stata una partita molto dura, il campo pesante ha penalizzato la nostra squadra, che è una squadra abbastanza tecnica, giocatori leggeri, veloci, e invece Bologna la conoscevamo perché è una finalista dell'anno scorso, una squadra molto fisica, molto potente, ha un paio di giocatori tecnici e anche potenti fisicamente, ci hanno messo in difficoltà. Siccome però l'NBA Cup si propone, oltre ad un obiettivo sportivo e di divertimento, anche il rafforzamento del senso di appartenenza alle business school, consolidando il network di conoscenze NBA, i partecipanti al torneo hanno trascorso una serata insieme, sapientemente organizzata presso uno dei luoghi più suggestivi e affascinanti di Firenze, il panoramico piazzale Michelangelo, da cui si può gustare un'incredibile vista del capoluogo toscano. A parte la pioggia, che un po' è stato, come dire, la nota costante di tutta la giornata, ma tutto sommato, diciamo, NBA Cup bagnata, NBA Cup fortunata, quindi chissà, la coppa è lì che ci aspetta questi quattro finalisti. Quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di giocare a Coverciano, che come sapete è il tempio del calcio italiano. Io ho un doppio cappello in questa sede, perché appunto, oltre ad essere responsabile degli eventi di Asso Master come ex NBA Lewis, sono anche un dipendente federale, appunto mi occupo, sono in staff alla direzione generale, e quindi era quasi d'obbligo chiedere la sede di Coverciano, per cui appunto è sicuramente il decennale più bello da poter festeggiare in questo contesto. Quindi un grazie sicuramente alla Federazione Italiana Gioco Calcio, all'Associazione Italiana Arbitri che ci ha assistito anche con la terna arbitrale, agli sponsor che ci hanno seguito quest'anno. Da speciale ad indimenticabile il decimo compleanno dell'NBA Cup, un testimonial d'eccezione pronto a premiare la squadra vincitrice della competizione. Pierluigi Collina, celebre designatore arbitrale della Federcalcio. Edizione bagnata, edizione fortunata. Coverciano è la casa del calcio per l'Italia, una casa, come dicevo, bagnata. Sembra novembre, ma posso giurare che lo stiamo giocando alla fine di giugno, anche se non sembra, sì, la decima edizione, perché meritava una
una location particolare e vediamo a chi consegnerò la coppa dopo. In attesa di appunto vederla a consegnare le coppe ai vincitori, c'è sempre più vicino il rapporto tra lo sport e il management. In questo caso lo si vede dall'altra parte, cioè manager che giocano a calcio, però sempre più vicino nell'impresa, il team building, quello che viene proprio dal campo. Assolutamente sì, è una maniera per trasferire un'esperienza dello sport a quelle che invece sono logiche imprenditoriali o manageriali, ma poi fare gioco di squadra è la stessa cosa, cercare di ottenere dal gruppo il risultato migliore è uguale a quello che si ottiene nella gestione di un gruppo in un'azienda, un'impresa. No, i bridges sono assolutamente importanti, analogie molto grandi, è vero. Noi Asomast è la nostra associazione, come loro hanno le loro associazioni, e qua siamo rappresentati di 5 diverse associazioni italiane, una internazionale, e ci troviamo tutti in questo luogo speciale. L'obiettivo di questa associazione è di fare network fra i vari partecipanti, allora siamo sempre in cerca di le occasioni dove possiamo invitare i nostri colleghi di altri business schools internazionali. E in questa occasione abbiamo l'INSEAD, abbiamo nel passato avuto London Business School, l'ES di Barcellona, e queste sono occasioni dove il nostro obiettivo di fare network fra di noi, a condividere certi valori, viene estesa alla nostra famiglia internazionale. Personalmente, poi come parte del comitato organizzatore, sono molto soddisfatto del torneo. Siamo stati un po' sfortunati come tempo, perché ha piovuto tantissimo, non ce l'aspettavamo. Gli anni scorsi di solito soffriamo per il caldo, qui abbiamo sofferto per il freddo o per la pioggia. E lo scopo del torneo è quello di creare un momento di incontro fra le business school, coinvolgendo business school internazionali, per cui quello che abbiamo visto in questa edizione con la vittoria di INSEAD e con anche la partecipazione di persone, i giocatori, i supporters da varie nazionalità, siamo molto soddisfatti di questo, proprio perché incarna un pochino lo spirito che è alla base del torneo. La competizione è stata interessante, molto, molto dura, alla fine INSEAD ha avuto la meglio, probabilmente oltre a un'organizzazione di gioco anche il fatto che erano ragazzi diciamo anche più giovani, quindi qualche vecchietto del MIB magari è stato un po' in difficoltà, però devo dire che alla fine gioco corretto, anche un buon livello di gioco con delle individualità interessanti, per cui massima soddisfazione da parte noi come organizzatore. Levandomi il cappello d'organizzatore e mettendomi quello della Luis, un po' meno, l'obiettivo minimo della semifinale è stata raggiunta. Purtroppo, come l'anno scorso, abbiamo perso 1-0 la semifinale. Saremo più agguerriti per la prossima edizione.